Ciao ragazze, allora, oggi mi sono fatta la tinta e l'ho fatta a mo' di colpi di sole, non so cosa è venuto fuori, speriamo bene. E la tonalità è questa qua, della Olia Garnier, ed è biondo chiaro 8.0, 60% di oli con oli naturali di fiori, senza ammoniaca, c'è scritto massima intensità del colore. Copre 100% di capelli bianchi, migliora la qualità visibile dei capelli, comfort ottimale del cuoio capelluto. La tonalità sarebbe questa. E io che prima ero castana, dovrei diventare questa qui. Cioè la prima, dov'è? Questa qua. O più o meno vedi i riflessi come questa. Ok? E speriamo bene. Ci vediamo dopo, Allora, ciao. ragazzi, questo è il risultato. A me non dispiace, spero che si vedano i leggeri riflessi che ha lasciato questo prodotto. Forse così. Sicuramente sotto il sole, sotto la luce del sole si vedono di più. E allora, ovviamente, non avendo ammoniaca, il prodotto non ha schiarito tantissimo e poi c'era scritto che per chi è castano sarebbe diventato castano chiaro, vedete? Quindi come colorazione ci siamo. E copertura dei capelli bianchi perfetta? No, perché vedete che ce ne sono ancora qui anche sotto, non li fa perfettissimamente. E però appunto è perché è senza ammoniaca e infatti non mi sta dando nessuna reazione allergica. E provo a spostarmi in camera per vedere se c'è, se si vede. Ecco, forse ecco qua. Così si vedono un po' di riflessi, no? Ovviamente nella parte alta, che era la parte più chiara dove c'erano i capelli bianchi, e ha schiarito di più, è ovvio, no? La parte più scura è rimasta più scura perché era castana, ecco. E quindi questo è un po' il risultato. Andiamo di qua. Non so che cosa sto riprendendo, eh. Ecco, questo qua è il risultato finale. Ok? E niente, ora vado di là e vi faccio vedere cosa c'è nella confezione. Anzi, ve lo mostro subito. Eccoli qua. Questi sono i prodotti. C'è la boccetta, che è quella grande dove va miscelato il prodotto. Poi si mette il prodotto numero 1 e il prodotto numero 2, cioè il rilevatore in crema e la crema colorante olia. Si shakera tutto per 30 secondi energicamente, insomma, il più possibile, solito come gli altri, insomma. L'altro prodotto, cioè il numero 3, è il balsamo luce e seta riutilizzabile. Questo qui ne basta una noce, quindi poi vi resta anche per altre applicazioni. Ok, come sempre ci sono i guanti neri bellissimi e 30 minuti di posa. Finiti i 30 minuti dovete massaggiare la cute, poi ci versate un po' di acqua tiepida, insomma, massaggiate ancora un po' e sciacquate tutto. Mettete il balsamo, questo qui. Qui c'è scritto da tenere in posa 3 minuti, io l'ho tenuto un minuto solo perché non ho pazienza. E basta, poi sciacquate e vi asciugate. Ecco. E niente, io vi aspetto per i prossimi video. Ciao, ciao, ciao.